stupidi ragazzini, il mio piccolo è morto. C'è la benzina ovunque, la macchina esplosa, siamo tutti morti. Che è successo? La macchina esplosa, i miei amici sono tutti morti. Sei sicuro? Tu c'è la via, quell'altro devo morire anch'io, Jane. Che senso? Nel senso che Sonny mi ha tirato fuori di lì. Sonny mi ha salvato la vita. Lui nemmeno lo sa, devo andare da lui, devo ringraziarlo, Jane. Ok, vai. E così corsi. Corsi per tutto il quartiere. Dovevo andare da Sonny. Dovevo ringraziarlo perché mi aveva salvato la vita, lui non lo sapeva. Corsi, corsi, finché non arrivai. All'entrata di pace di me. All'improvviso di me, ed erano tutti quanti lì. Con le facce sorridenti. Sempre io, Luigi, perché ero vivo. All'improvviso di me. Sonny! Ragazzo, non ti sei, vieni qua. Mi hai salvato la vita. Ma che stai dicendo, non ti sei? Mi hai salvato la vita. Io amo questo ragazzo. Sonny. Io amo questo ragazzo. Il ragazzo che uccise Sonny era il figlio di un uomo che 8 anni prima Sonny aveva ucciso davanti ai gradini di casa mia. Quando arrivai al funerale era pieno di fiori. Quei bravi ragazzi hanno una strana fissazione per i fiori. Pensano che più fiori ci siano, più dimostri una persona di averla amata. E tutti ridevano, scherzavano. Ed era come dicevi tu, Sonny, a nessuno importa, ci. A nessuno importa. Avevi ragione, Sonny. Io non sono riuscito a stare da solo con te. Non mi sono avvicinato alla bara finché non sono rimasto da solo. Ehi, Sonny, come va? Non molto bene, eh? Lo sai, ho letto sul giornale che Mickey Mantle va in pensione. Chi se ne frega? Ho fatto il test della macchina Jane e lei potrebbe essere una di quelle importanti, Sonny. Chissà. Senti, io ti volevo ringraziare perché mi hai salvato la vita. Quell'auto esplosa, tutti i miei amici sono morti e potevo esserci anche io lì dentro. Invece tu mi hai tirato fuori. Mi hai salvato la vita e io non ho avuto il modo di ringraziarti, però. Però la prima cosa che ho fatto sono andato a casa, l'ho detto a mio padre. Gli ho detto che il merito è tuo. Mi scusi. Scusi, pensavo di essere da solo. Tutto ok, ragazzo. È comprensibile. Questo qui è un grande uomo, mi ha salvato la vita. Tu devi essere ciclo. Sonny mi ha parlato molto di te. Ah, Sonny ti ha parlato di me. Mi dispiace, ma io non ti conosco. Sono stato via per un po', sai. Mi chiamo Carmen, non ti ricordi di me? No, non mi ricordo. 7-8 anni fa davanti a casa tua, eri solo un piccolino. Scusami, non mi ricordo. Sì, che ti ricordi. E anche molto bene, guardami in faccia. No, non mi ricordo. Questa cicatrice non ti ricorda niente? Tu sei il ragazzo che è stato aggredito. Io ero piccolissimo, ho visto tutto, volevano farmi fare la spia, però io non l'ho fatto. Lo so. Sonny mi ha detto tutto, anzi. Grazie. Sono in debito con te. Ascolta, però adesso la situazione la prendo in mano io, eh. Quindi se hai bisogno di qualcosa, di qualsiasi cosa, chiedami, ok? Ringrazio, ma credo che per un po' sarò lontano dal quartiere. E io credo che Sonny sarebbe molto contento di questo. Ho provato ad avvisarlo, ma lui non mi ascoltava. E come diceva Sonny, la vendetta è un piatto da servire freddo, perciò perché preoccuparsi? Ci vediamo, amico mio. E non ti preoccupare, a C ci penso io. E tu se hai di bisogno, sai dove trovarmi. Nessuno importa, su questo ti sbaglio, perché a me mancherà. Tutto mi hai insegnato, ed io non mi fidai. Qua giù, la vita che ho vissuto, molto
quanto spesso ho ignorato, tu sei ciò che sceglierai. E tu davvero lo sapevi che il mondo non è in bianco e nero mai? E se tu affronti un lungo viaggio, cerchi di evitare il peggio, scoprendo tu chi sei, ed ogni scelta che fai dà forma alla tua vita, molte strade